Un pallone da calcio in bronzo per non dimenticare, per ricordare la passione di quattro giovani vite falciate via da un'auto a folle velocità. Quelle di Giovanni e Nicola Femminella, di Luigi e Daniele Paciello, le quattro vittime della strage di Sassano. Il monumento è stato collocato domenica mattina in una cerimonia senza tanti riflettori nel piazzale tra la chiesa della Madonna di Pompei e il bar New Club 2000, Silla di Sassano, lì dove avvenne la tragedia lo scorso 28 settembre. Si tratta di un'opera voluta e realizzata dagli amici delle vittime che hanno creato un simbolo molto bello ma soprattutto ricco di significati che celebra l'amore per lo sport, per il calcio che univa questi giovani e che li ha uniti anche in quei terribili e fatali attimi. Al momento dell'inaugurazione del monumento erano presenti anche i genitori delle vittime. Toccanti le parole del parroco Don Bernardino Abbadessa, che ha chiesto ai presenti di aprirsi a Gesù in questi momenti difficili e incomprensibili. Il monumento è un monito perché non accadano più vicende di questo tipo, ma è anche un simbolo dell'affetto e della vicinanza che gli amici delle quattro vittime hanno voluto offrire alle famiglie devastate da questo fatto, a due mesi dalla tragedia, a pochi giorni da quel Natale che per la prima volta trascorreranno senza i loro figli.